Poracci, bentornati! Con l'annuncio ufficiale di Pikmin 3 Deluxe in arrivo su Switch, Nintendo ha ancora una volta attinto alla libreria della Wii U per coprire un periodo di magra sulla sua console ibrida. Con il minimo sforzo la casa di Kyoto può riproporre dei titoli relativamente recenti a prezzo pieno spacciandoli come nuovi, visto che probabilmente sono stati giocati da pochissime persone. Non sono di certo un fan di questo tipo di operazioni, ma i numeri sono dalla parte di Nintendo e, dati di vendita alla mano, la libreria Wii U ha giocato un ruolo fondamentale nell'economia della Switch. In questo video quindi ho pensato di proporre una lista aggiornata di quali titoli usciti in esclusiva su Wii U mancano all'appello e di discutere con voi quale sia la probabilità di vederli prima o poi su Switch. Mi raccomando, prima di iniziare, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Partiamo con il titolo che in un certo senso potremmo definire l'erede spirituale di Wii Sports, Nintendo Land. Il gioco, disponibile al lancio della console, era una collezione di minigiochi pensati per mettere in mostra e sfruttare al meglio le potenzialità della console. Proprio perché cuciti su misura sulle funzionalità del pad, molti minigiochi sono basati sull'utilizzo di un doppio schermo e andrebbero completamente reimmaginati nella transizione su Switch, il che rende il porting di Nintendo Land molto improbabile. Altro titolo che andrebbe riadattato completamente nel sistema di controllo, visto l'uso estensivo che faceva del pennino e del touchscreen del pad, è Kirby e il pennello arcobaleno. Il colorato platform sarebbe sì giocabile perfettamente in portabilità, ma una volta inserita la console nella dock, andrebbe ripensato completamente il gameplay e dubito che Nintendo abbia voglia di impegnarsi più di tanto, visto che è anche già uscito un platform canonico di Kirby su Switch. Discorso molto simile per Yoshi's Woolly World, che arriverebbe in netto ritardo rispetto al suo seguito Crafted World. Sebbene l'art style sia abbastanza diverso, dove il titolo su Wii U gioca sul tema della lana, mentre il successivo sulle costruzioni di carta, i due giochi sono concettualmente molto simili tra di loro e non avrebbe senso riproporre Woolly World ora che anche l'hype intorno a Crafted World è completamente svanito. L'aver annunciato così a sorpresa Paper Mario di Origami King, senza il bisogno di preparare l'utenza a dovere al ritorno della serie di Mario di carta, la dice lunga su quanto Nintendo non senta il bisogno di andare a ripescare gli episodi precedenti della saga come Color Splash. L'episodio per Wii U poteva essere un buon modo per rivitalizzare la serie in attesa di qualche novità, ma con il suo successore già approdato su Switch, le speranze di vedere nuovamente Color Splash per me sono bassissime. Soprattutto se si pensa come sia stato recepito negativamente dalla fanbase. E a proposito di ricezioni negative, Animal Crossing New Horizons ha spazzato via definitivamente l'ipotesi che Animal Crossing Amiibo Festival venisse riproposto una seconda volta. E per fortuna direi, si tratta di uno spin-off ignobile, un board game scarno e svogliato, un pretesto per vendere la linea di Amiibo dell'epoca, ed è un bene che questo triste esperimento associato all'immaginario del Life Sim di Nintendo rimanga chiuso nei confini della Wii U. Invece spero che Sega, un po' a sorpresa, decida di ripescare Sonic Lost World, platform 3D che vedeva protagonista la sua mascotte blu e che tutto sommato non era affatto da buttare. Certo, non si tratta del miglior Sonic mai visto, ma nel corso degli anni c'è stato di molto peggio. Dato che il brand sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, chissà che Sega non riesca a dare nuova vita a Lost World su Switch. Parliamo ora di Devil's Third, esclusiva Wii U, pensata per accontentare un pubblico adulto in cerca di un action violento e dai toni volutamente esagerati. Nel lavoro di Itagaki, nome dietro a Ninja Gaiden e Dead or Alive, era riposta molta speranza, peccato che l'action in terza persona si rivelò essere un titolo tutt'altro che interessante e fu mal recepito da critica e pubblico. Proprio per questo, visto anche il relativo silenzio in cui si è chiuso Valhalla Studios negli ultimi anni, un porting di Devil's Third su Switch è altamente improbabile. Un'altra serie di nicchia, pensata per un pubblico adulto, è quella del survival horror Project Zero, di cui Nintendo è diventata coproprietaria nel 2012. L'episodio uscito su Wii U, Project Zero, Maiden of Blackwater, non ha venduto tantissimo ed è diventato una sorta di oggetto di culto per collezionisti ed appassionati della serie. Il titolo inoltre sfruttava estensivamente le caratteristiche del pad per Wii U, altro fattore che allontana la possibilità di vederne una versione aggiornata su Switch.
Sarebbe perfetto, secondo me, un porting di Star Fox Zero e per svariati motivi. La storica serie ormai è sparita dai radar da parecchi anni e Zero era un reboot con delle idee molto interessanti ma con un sistema di controllo veramente pessimo. Una versione HD o Deluxe potrebbe sistemare questi difetti e far sì che su Switch arrivi l'edizione migliore di un titolo che sicuramente avrebbe meritato molta più attenzione. Dopo il successo di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, c'è da chiedersi se Monolith Soft deciderà mai di portare l'unico episodio che manca all'appello, ovvero Xenoblade Chronicles X. Lo studio al momento è impegnato anche su altri progetti, quindi se proprio è difficile immaginare lo stesso trattamento riservato alla Definitive Edition del primo capitolo, anche un semplice porting in HD potrebbe essere ben accolto dalla fanbase. Non che su Switch manchino i JRPG mastodontici da centinaia di ore di gameplay, però X, con il suo atipico approccio simile a MMO, è un buco che andrebbe colmato all'interno della libreria della console ibrida, e non lo vedo così improbabile come scenario. Per i due Zelda usciti su Wii U, ovvero Wind Waker e Twilight Princess, ho bisogno del vostro aiuto, non so proprio che pensare. Da una parte sarebbe ottimo rivedere questi due capitoli riproposti su Switch, ma dall'altra si tratterebbe di versioni deluxe di due episodi che erano a loro volta dei porting. Come ho già detto in altri video, sono molto combattuto, Zelda è sempre Zelda, ma gradirei che venisse dato spazio anche ad altri titoli della serie ingiustamente dimenticati. Capisco però che molti hanno saltato a pie pari la generazione Wii U e quindi non percepirebbero la stessa sensazione di stanchezza. Per il 2021, anno del 35esimo compleanno della serie, potrebbe non essere così assurdo magari una collection che racchiude questi due episodi. Voi che ne dite? E a proposito di compleanni e collection, chiudiamo con Super Mario 3D World, un porting che ormai do praticamente per scontato. Nintendo deve tirare fuori qualcosa per il compleanno di Mario e se a settembre ancora ci sono molti dubbi su un possibile annuncio della tanto rumoreggiata collection di Mario 3D, una versione deluxe di Super Mario 3D World è un'occasione troppo ghiotta per farsela sfuggire. E alla fine sarei anche contento di una sua eventuale rimasterizzazione, perché dei platform moderni dell'idraulico baffuto, questo è sicuramente quello che ha ricevuto meno attenzione, ed è un vero peccato, perché sebbene non si tratti di certo dell'episodio migliore, ha molte caratteristiche interessanti che lo rendono un platform colorato e divertente da giocare, soprattutto in multiplayer. E queste poracce erano tutte le esclusive Wii U che ancora mancano all'appello su Switch. Quali di questi titoli, secondo voi, vedremo in futuro sulla console ibrida? Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Porting Michele, in HD. Ciao!